Nelle farine che utilizziamo tutti i giorni, se voi andate a leggere gli ingredienti, noterete la dicitura, la semplice dicitura, farina di grano tenero o farina di grano duro, insomma, dipende da quale cereale deriva la farina che state utilizzando. Tuttavia, dietro a questo mondo della farina, della produzione delle farine, c'è un altro mondo, un'altra faccia che merita di essere vista e che vorrei spiegarvi per l'appunto in questo video. Per rispondere alla domanda, cosa c'è realmente dentro alla farina? Sicuramente avete sentito anche pizzaioli famosi che puntano il dito contro quelle che a detta loro, sono farine con miglioratori aggiunti, quando appunto c'è chi si vanta di utilizzare solo farine che non hanno niente, nessun tipo di miglioratore aggiunto, eccetera. Insomma, prima di trarre ogni conclusione è bene conoscere a fondo l'argomento, quindi ci tengo a fare questo video dentro al mondo dei miglioratori, dei coadiuvanti che vengono utilizzati nella produzione delle farine, in modo che tutti siano più consapevoli, da noi produttori fino ai consumatori. Quindi questo video non è specifico per i pizzaioli, anche se chiaramente dovete conoscere questo argomento in quanto professionisti del settore, ma è sicuramente un video divulgativo che può essere utile un po' a tutti. Quindi vi chiedo come sempre un supporto con un like, iscrivetevi al canale e condividete il video, soprattutto se pensate che sia utile. E adesso cominciamo. Iniziamo prima di tutto a monte, quando avviene la produzione del grano. Per darvi un'idea, un minimo almeno, pensate che la produzione di grano mondiale nel 2021 è stata di 778 milioni di tonnellate. Milioni di tonnellate, cioè stiamo parlando di veramente numeri assurdi da questo punto di vista. L'Italia è una grande produttrice, non ovviamente a livelli dei paesi più grandi, ma ne importa parecchio, ne importiamo circa 2 milioni ogni anno, perché da soli con la nostra produzione interna non riusciamo a sopperire alle richieste del mercato a livello di importazione e esportazione. Tuttavia, la produzione annua di cereali, di frumento, ci fa capire quanto i cereali, le farine in generale, siano alla base dell'alimentazione di ogni paese del mondo. Tutto parte basicamente dalla selezione del grano e dalla coltivazione del grano, il lavoro che fanno gli agronomi, che fanno i ricercatori, quelli che appunto studiano come il grano si comporta a seconda di certe esposizioni climatiche, cambiamenti climatici, le piogge, eccetera, e selezionano tramite incroci o modificazioni genetiche le qualità di grano migliori da portare appunto alla coltivazione, sia per sopperire all'enorme richiesta di grano che c'è nel mondo, sia per dare una giusta risposta a quelle che sono le richieste che il mercato dei prodotti richiede, quindi sia il mercato delle farine che il mercato appunto del consumatore. Si producono varietà di grano che sono ad esempio più adatte alla produzione di farine generiche, quindi le tipiche farine che troviamo al market, senza diciamo troppe pretese dal punto di vista tecnologico. Oppure ci sono farine molto performanti, adatte a scopi specifici, nel nostro caso farine con contenuti proteici molto elevati per fare pizza, pane, pizza in teglia, eccetera. Insomma, a seconda del prodotto che si deve realizzare, c'è prima di tutto, possiamo dire, un grano o un mix di grani che viene selezionato. Anche se questo, come vedremo nel corso del video, spesso e volentieri non basta. Ci tengo a precisare che il lavoro degli agronomi da questo punto di vista è fondamentale, quindi ricerca e selezione delle qualità di grano che oggi abbiamo sul mercato, quindi anche l'evoluzione di quelli che sono oggi i grani moderni rispetto ai grani che vengono considerati antichi, che antichi non sono perché parliamo di 100 anni fa. Ci tengo a precisare questo perché grazie all'evoluzione nella ricerca del grano, negli incroci genetici, oggi abbiamo tipologie di grano che hanno una resa per ettaro molto alta e viste le produzioni in milioni di tonnellate che vi ho detto prima a livello mondiale e contando che questo trend di produzione è in crescita, quindi la richiesta di grano aumenta, il fatto che ci sia uno studio così importante dietro al grano è una cosa veramente importante. Una volta che il grano viene coltivato e raccolto, qua entrano in gioco i molini o mulini, il termine ho scoperto essere equivalente, quindi chiamateli come volete, che sono quelle aziende più o meno piccole, a seconda delle dimensioni, della mole di produzione, che fungono basicamente da intermediari fra la coltivazione e il mercato, quindi il consumatore finale. Possiamo dire che i mulini quello che fanno, molto basilarmente, diciamo spiegato molto semplice, è comprare del grano
e lavorarlo per poi introdurlo sul mercato sotto forma di farina. I grandi mulini, medi grandi mulini, cosa fanno? Importano, comprano il grano, che può essere di origine italiana, di origine europea, talvolta potrebbe anche essere di origine extraeuropea, lo macinano, lo controllano, selezionano, producono quel prodotto che calza su misura con le richieste del mercato, lo impacchettano e lo vendono, ok? Quindi dobbiamo un po' toglierci dalla testa quella che è la convinzione che penso molte persone abbiano del mulino della pubblicità, col campo di grano intorno, il mulino che prende le sue spighe di grano, macina il grano e ottiene la sua farina. No, i grandi mulini, medi grandi mulini, si riforniscono, hanno necessità di consorzi di produzione, comunque sia hanno una rete di fornitori che forniscono determinate quantità di grano, determinate qualità, e questo sta alla base della produzione di diverse tipologie di prodotti, ma anche appunto della stabilità della farina, cioè di avere sempre quella tipologia di farina nel tempo. Ci sono piccole realtà che hanno il campo letteralmente dietro al mulino e usano direttamente quel grano per produrre le loro farine, ma viste le immense quantità richieste sia in Italia ma anche a livello di mercato globale, dobbiamo capire che prodursi tutta la tipologia di grano che serve per la produzione, il soddisfacimento del mercato di un singolo mulino è pressoché impossibile. Quindi il mulino, ricordiamocelo, non è il produttore di grano in sé per sé, almeno non nella fattispecie, ma è colui che funge da intermediario. Compra il grano, lo lavora e lo dà come prodotto finito al consumatore finale. Un ruolo fondamentale ed importantissimo. Questo perché non può esistere una buona farina se alle spalle non c'è un buon mulino che la lavora. Noi possiamo avere dell'ottimo grano, il grano migliore del mondo. Se non sappiamo come lavorarlo, come bilanciarlo e come offrirlo al consumatore finale sotto forma di farina per soddisfare quale richiesta di mercato, quindi che migliorato di usare, con quale altra tipologia di grano andarlo a mixare, quali test fare per vedere se funziona, noi non avremo le farine che avremo oggi. Quindi il mulino è il cardine fondamentale di tutto quello che esiste nella vita dei prodotti da forno realizzati con la farina, lievitati e non. Veniamo ora a quello che è il nocciolo, la parte dolente della situazione. Parliamo di miglioratori. Prima di tutto, cosa sono questi miglioratori? Cosa sono queste cose di cui sentiamo continuamente parlare, soprattutto nel mondo delle farine, di cui pensiamo di sapere tutto e probabilmente non abbiamo capito nulla? Allora, per la legge gli additivi alimentari sono considerati delle aggiunte volontarie che vengono fatte in fase di produzione al prodotto finito o a qualche componente del prodotto finito al fine di migliorare, di rendere migliore il prodotto sotto determinati punti di vista. Ad esempio i conservanti servono per aumentare la durata del prodotto sotto confezionamento, eccetera. Da un certo punto di vista i conservanti migliorano una qualità del prodotto e ovviamente devono essere segnati in etichetta, così come i coloranti, eccetera. Nelle farine però, noi andiamo a leggere la lista degli ingredienti, non leggiamo mai nessun altro ingrediente che sia esterno al chicco di grano. Questo perché la legge italiana impone che tutte le farine, per essere chiamate farine, debbano contenere al loro interno solo il grano macinato, ok? O parti che fanno direttamente parte di esso. Scusate il gioco di parole. Ad esempio, se io vado a produrre una farina, prendo il grano, lo macino e aggiungo all'interno di questa farina un colorante, qualsiasi altra cosa esterna al chicco di grano, cioè che non esiste come componente nel chicco di grano, sono obbligato per legge a riportarla in etichetta. Quindi direte, ok, quindi dentro le farine c'è solo ed effettivamente farina di grano. La risposta è ni, nel senso che la risposta completa è che nella farina ci sono i cosiddetti coadiuvanti tecnologici. I coadiuvanti tecnologici hanno il pregio, possiamo dire, di poter non essere riportati in etichetta. Questo perché la legge prima di tutto li considera sicuri dal punto di vista alimentare. Secondariamente, secondo la legge, i coadiuvanti sono componenti che vengono aggiunte al prodotto in fase di produzione che però non arrivano poi nel prodotto finito, perché tramite la lavorazione questi prodotti vengono, diciamo, degradati. Quindi aiutano a migliorare quello che è il prodotto in fase di lavorazione, ma una volta che il prodotto viene cotto, questi non arrivano al prodotto finito. Caso tipico della pizza, del pane, quando utilizziamo una farina che ha ad esempio al suo interno o ossidanti o degli enzimi, questi sono suscettibili, sono sensibili a quello che è il trattamento termico. Sopra certe temperature, con la cottura,
questi spariscono, non sono presenti nel prodotto finito. E quindi non vanno a comporre il nostro pane, la nostra pizza. Per questo la legge consente di registrarli come coadiuvanti. Di conseguenza non devono essere scritti in etichetta. Questa distinzione è fondamentale da capire, perché appunto nella farina parliamo solo ed esclusivamente di coadiuvanti tecnologici, che sono essenzialmente di due tipologie: gli ossidanti e gli enzimi. So che può spaventare sentire questi termini, ossidanti, enzimi, ma vi posso assicurare che la cosa è molto più semplice, se vogliamo tranquilla, di quello che potete immaginare. E ora vi spiego il perché. Gli ossidanti vengono utilizzati all'interno delle farine, vengono aggiunti quindi al mulino, per correggere farine che sono considerate deboli, cioè hanno un contenuto di glutine basso e non riescono, o meglio, di proteine che vanno a formare il glutine basso, e non riescono quindi a dare vita al prodotto che si vuole. Quindi c'è bisogno di un glutine più forte. Per fare questo viene appunto utilizzato un ossidante che, magari avete già sentito, prende il nome di acido ascorbico, che serve appunto per rinforzare il glutine. L'acido ascorbico, ragazzi, non è altro che vitamina C. In termini tecnici è chiamato acido ascorbico, ma è la stessa molecola della vitamina C che abbiamo dentro ai frutti, alla verdura, alle arance, per intenderci. Viene utilizzata appunto perché ha un effetto ossidante quando si arriva in fase di impastamento. Infatti la cosa particolare dei coadiuvanti in generale è che sono attivi nella fase di stoccaggio e produzione della farina, ma non mostrano i loro effetti fino a quando non si va ad impastare, nel caso delle farine. Quindi quando noi andiamo a mischiare l'acqua, la farina nel nostro impasto, andiamo a impastare, questi miglioratori coadiuvanti tecnologici si attivano. Nel caso della vitamina C, in realtà è di per sé un riducente. Tuttavia, quando viene messa nell'impasto, per azioni enzimatiche, quindi per come interagisce con alcuni enzimi presenti nella farina, si trasforma in acido deidroascorbico, e questo ha un effetto ossidante nel glutine, ossia lo rafforza, ok? Per darvi un'idea delle percentuali con cui viene usata, delle dosi, dei dosaggi con cui vengono usati i coadiuvanti in generale, pensate che si parla di parti per milione, quindi una parte di coadiuvante per milione di farina. Per intenderci, l'acido ascorbico viene usato dal mezzo grammo fino ai 7-10 grammi ogni 100 kg di farina. I coadiuvanti in generale hanno la caratteristica di avere un potere di diluizione altissimo. Bastano poche parti per milione per far sì che questi abbiano effetti su tutto il complesso della farina. Ovviamente la vitamina C rispetta i termini che abbiamo visto prima per essere considerato un coadiuvante. È attivo nella fase di lavorazione, ma una volta sottoposta a cottura, essendo termolabile, scompare, non arriva sul prodotto finito, ok? E ovviamente non ha effetti nocivi in generale sulla salute dell'uomo. Ora passiamo invece a quella che è l'aggiunta più importante che viene fatta a livello di coadiuvanti tecnologici, che sono appunto gli enzimi. Gli enzimi altro non sono prima di tutto che proteine. Esistono in natura e sono fondamentali per la vita e sono contenute in qualsiasi essere vivente, dal grano, come ne stiamo parlando ora, quindi dalla farina, nella frutta, nella verdura, nell'essere umano, nella nostra saliva, ad esempio, nelle nostre cellule, nel nostro stomaco, sono responsabili della digestione, nei fiori, nelle piante, insomma, sono presenti ovunque, perché sono dei catalizzatori biologici. Cosa vuol dire? Che aiutano lo svolgersi di determinate reazioni, che senza la loro presenza avverrebbero in tempi lunghissimi. Per alcuni enzimi, poi ovviamente dipende dalla concentrazione dell'enzima, del substrato, eccetera, ma per alcuni enzimi si parla di reazioni che avvengono centinaia di volte al secondo. Rispetto al caso in cui non esistessero questi enzimi, le stesse reazioni avverrebbero una volta ogni 100 anni, ogni 1000 anni. Quindi, voglio dire, immaginate che ruolo fondamentale hanno gli enzimi per quella che è la vita. Detto questo, nelle farine hanno il ruolo appunto di miglioratori tecnologici, hanno svariati ruoli. I classici enzimi citati sono la classe degli enzimi amilasi, che svolgono l'idrolisi degli zuccheri complessi. L'amido nella farina è uno zucchero complesso, ce n'è fino al 75% all'interno della farina, e questi appunto svolgono appunto l'idrolisi dell'amido, quindi lo scompongono in elementi più semplici. Poi abbiamo tantissimi tipi di amilasi, i più famosi sono alfa e beta amilasi all'interno della farina, ma non sono i soli. Comunque vengono aggiunti ad esempio per far sì che diano come risultato un prodotto più soffice, o un prodotto che durante la cottura tenda ad essere meno gommoso, un prodotto che sviluppi più volume.
oppure ci sono le proteasi. Queste si occupano invece dell'idrolisi dei legami peptidici, quindi della scomposizione banalmente delle proteine. Anche il secondo elemento più presente dopo gli amidi nella farina sono le proteine. Quindi proviamo a immaginare quanto sia importante l'azione delle proteasi. Poi ci sono le lipasi che si occupano dei grassi, eccetera, via dicendo. Insomma, non parliamo ora di enzimi, ma per intenderci, gli enzimi servono, a seconda della classe di enzimi utilizzata, a svolgere ruoli specifici, solitamente appunto la scomposizione di quella che è una determinata sostanza, e sono quindi fondamentali per la costituzione di un impasto. Ora, per precisare, gli enzimi diciamo che sono di due tipi, essenzialmente. Ci possono essere quelli che vengono aggiunti dal mulino, come stiamo dicendo ora, ma ci sono anche quelli endogeni della farina, cioè già presenti nella farina. Infatti, come vi ho detto prima, la farina è già di per sé ricca di enzimi, proteasi, lipasi, enzimi amilasi. Questi già ci sono all'interno della farina, solo che spesso sono in concentrazioni differenti rispetto a quello che si vorrebbe avere per avere quel determinato risultato. Per questo vengono, si dice, migliorate le farine, ma possiamo dire che vengano calibrate meglio per ottenere il risultato specifico che si intende perseguire, che il mercato appunto richiede. Gli enzimi, proprio come l'acido ascorbico visto prima, hanno le qualità per essere considerate coadiuvanti che abbiamo visto prima, quindi non devono essere riportati in etichetta perché fanno parte in qualche modo del prodotto iniziale, quindi del grano, e inoltre scompaiono durante il trattamento termico, quindi anche questi non li ritroviamo dopo la cottura, sono assolutamente considerati sicuri. Possono venire aggiunti nella farina essenzialmente o tramite elementi, possiamo dire, naturali, oppure possono venire estratti in laboratorio, selezionati e poi immessi nella farina. Un esempio classico di aggiunta enzimatica che probabilmente fate anche voi è l'utilizzo del malto diastasico, che sia in sciroppo, in polvere, non importa. Il malto ha all'interno con sé, oltre che zuccheri, enzimi del tipo amilasi e non solo, attivi al suo interno, o meglio che si attivano quando vengono miscelati all'impasto. Chiaramente i grandi mulini possono utilizzare anche il malto, certo, in quanto aggiunta enzimatica, ci sta, ma spesso si parla di quelli che sono complessi enzimatici, quindi insieme di enzimi, perché un enzima singolo spesso non riesce a assolvere la funzione completa che si ricerca, ma serve avere più enzimi che legati fra di loro, messi in combinazione fra di loro, riescano a svolgere la funzione, diciamo, di calibrazione totale per quella farina nel nostro campo. Ovviamente gli enzimi, come detto, sono utilizzati poi in tutto il campo alimentare. Noi ora stiamo facendo il focus sulle farine. Ci sono aziende che si occupano proprio della produzione di enzimi a livello alimentare che fanno appunto questo lavoro. Poi dipende un po' dal mulino. Ci sono mulini che hanno centri per effettuare i loro studi al meglio, mulini che si appoggiano ad altre compagnie, eccetera. Quello che dobbiamo capire è che ovviamente l'utilizzo degli enzimi è un qualcosa che richiede studio, che richiede un certo know-how tecnico, quindi non è che basta prendere la bustina di enzimi e buttarcela dentro la farina, gioco è fatto ragazzi, farina magica e via. No, serve dello studio per capire prima di tutto la reologia della farina, di quel grano, di quella partita di grano che è arrivata in quel momento, quel giorno, in quel periodo, e capire come correggerla. Quindi ci vogliono delle grosse competenze a riguardo, ok? È un lavoro molto tecnico. Anche qua, potere diluitivo degli enzimi è enormemente elevato, si parla anche qua di parti per milione. Banalmente, quindi, cerchiamo di chiudere il cerchio. A cosa servono questi enzimi, questi miglioratori in generale, coadiuvanti? Perché il mulino li utilizza? Lo fa per questioni molto pratiche. Cioè, voi immaginate che il grano, così come qualsiasi altro elemento naturale, è esposto a quelle che sono le condizioni climatiche. Cioè, se un grano cresce in un determinato clima, noi abbiamo una tipologia di grano e cresce in un determinato clima, e usiamo la stessa tipologia di grano, ma la facciamo crescere in un clima differente, avremo due farine differenti, perché il grano che va a crescere è diverso internamente nella sua struttura. Questo cosa vuol dire? Che a seconda dell'annata, che sia più caldo, più freddo, più o meno piogge, noi abbiamo una qualità differente di grano. Questo implica che, teoricamente, ogni annata diversa di grano dovrebbe voler significare una farina diversa. Ovviamente i mulini cosa hanno interesse nel tenere il brand di una farina che magari va anche molto, i più anni possibili, che sia il più simile possibile ogni anno rispetto all'altro, ok? Con le minori variazioni possibili. Per fare questo
possono optare, appunto, nel quello che fanno i mulini, nei mix di grani, per ottenere quelle determinate qualità reologiche che poi diano quel prodotto che noi ci aspettiamo dalla nostra farina preferita, e possono anche, ovviamente, utilizzare queste correzioni a livello enzimatico, a livello appunto di coadiuvanti in generale, per far sì di smussare quelli che sono gli angoli di una farina e dare il prodotto perfetto che il mercato si aspetta, ok? Quando noi ricerchiamo prodotti che abbiano uno sviluppo maggiore, il mulino si muove in quella direzione, cerca di produrre farine che abbiano uno sviluppo migliore, oppure farine che siano pronte in meno tempo, e cose di questo genere. Il mulino si avvale sia del mix di grani, della ricerca per mixare i grani e ottenere quel risultato, sia dell'aggiunta, senza nessun problema, di coadiuvanti tecnologici. Passiamo ora a discutere assieme di alcuni punti. Prima di tutto, è possibile riuscire a capire in quali farine ci sono coadiuvanti e in quale no? No, non è assolutamente possibile, a meno che voi non prendiate il grano voi stessi, comprate il grano e lo andate a macinare voi stessi, voi non sarete mai sicuri del fatto che in quella farina ci sia dentro un coadiuvante o meno. Per legge non devono essere riportati in etichetta, quindi sfido voi a fare analisi di laboratorio o test personali a casa e trarre voi le conclusioni e dire sì, questa farina è additivata e questa no. Non è assolutamente possibile. Inoltre io capisco che il punto centrale di tutto questo sia il pensare probabilmente che queste aggiunte possano far male, ma tuttavia, come detto, una volta che l'impasto viene cotto, queste aggiunte non arrivano al consumatore finale, ok? Quindi non rimangono nel prodotto. Banalmente, se voi pensate ai miglioratori che siamo noi, pizzaioli, panificatori, che ad utilizzare, come il sale, l'olio, il malto, sì, sono miglioratori anche questi. Il sale irrigidisce la maglia glutinica, dà un glutine più forte, dà maggiore capacità di assorbimento, di ritenzione dei liquidi e dei gas, è considerato miglioratore ed è ad esempio una sostanza che arriva fino al processo finale, arriva fino al consumatore, ed è una sostanza anche, se vogliamo, dannosa da un certo punto di vista, cioè troppo sale è provato che dà problemi, ok, all'essere umano. Noi siamo i primi quindi ad utilizzare quelli che sono miglioratori, spesso senza manco badarci più di tanto, senza porci dubbi sul fatto che sia più o meno giusto utilizzarlo in determinate quantità, sia questo il sale o l'olio, e poi magari andiamo a puntare il dito contro aziende che utilizzano coadiuvanti che neanche arrivano al consumatore finale. Questo è un po' un paradosso, se ci pensate. Comunque sono considerati enzimi, ossidanti, almeno quelli legali utilizzati in Europa, sono considerati totalmente sicuri. Poi non andiamo a parlare di quello che fanno in America, degli additivi che usano in America, eccetera. Noi stiamo parlando di farine europee, ok, di prodotti europei. Tuttavia, appunto, enzimi sono considerati sicurissimi, coadiuvanti in generale, sicuri per la salute alimentare. Non rimangono nel prodotto, etichetta pulita, mulino è felice, consumatore finale felice. Ha fatto scalpore e continuerà a fare scalpore, tanto le dichiarazioni che lasciano alcuni pizzaioli anche famosi, o alcuni tecnici, o alcuni formatori, che diciamo si arrogano il diritto di sapere quali farine sono secondo loro additivate e quali no, quando, vi ripeto, non è possibile saperlo, a meno che non si lavori al mulino, a meno che non ci si macini da sole le farine. Detto questo, utilizzare farine migliorate non è un problema, cioè non c'è nulla di male a sfruttare il vantaggio tecnologico per ottenere un prodotto migliore, anche perché in ogni caso siamo ancora nell'era, nell'epoca in cui conta più la bravura ancora del pizzaiolo rispetto alla singola farina. Comunque, chi dice che utilizzare una farina contenente miglioratori è un po' come doparsi prima di una gara, ragazzi, secondo me non ha capito proprio nulla del mondo che sta intorno alla pizza. Chi pensa che utilizzare farine con miglioratori sia più facile, quindi sia un vantaggio, sia come barare, non ha capito nulla del mondo della panificazione in generale. Questo perché, prima di tutto, le farine, per essere buone farine, è la base fondamentale è che il grano sia fatto bene, cioè che ci sia una ricerca del grano. Infatti la ricerca principale è quella di avere un grano con determinate caratteristiche. Poi il fatto che i mulini la vadano a migliorare ancora di più per ottenere prodotti che abbiano una scioglievolezza maggiore, un volume maggiore e tutto il resto, sono cose che il mercato richiede. Non c'è nulla di male in tutto questo, non è come doparsi, anche perché ricordate che chi dice queste cose presume di utilizzare farine che non siano state corrette, e questo non è probabile in nessun modo, almeno che non siate voi stessi
a macinarvi la vostra farina. Quindi accusare le farine dopate e poi utilizzare il grano moderno, che è frutto di centinaia di anni, di millenni se vogliamo, di selezioni genetiche, per arrivare a quello di oggi, fa veramente veramente ridere, ok? Invitate, se conoscete qualcuno che fa queste affermazioni, fategli vedere magari questo video e invitatelo a prodursi da solo la propria farina senza il mulino di mezzo, così è sicuro che non va a metterci nessuna correzione di nessun tipo, quindi nessun mix di grani per creare la farina migliore, nessun additivo. E poi voglio vedere che prodotto ne esce fuori. Detto questo, vorrei anche sensibilizzarvi sul fatto che la ricerca sui coadiuvanti è importante che vada avanti. È importante che si continui in questo modo perché il trend di produzione del grano è in crescita di anno in anno. Ogni anno si chiede sempre più grano dell'anno precedente. Ed è necessario che non solo, va bene, sia ottimizzato la produzione del grano dal punto di vista della raccolta e della coltivazione, ma che anche in fase di produzione, di macinazione del grano, ci sia un'ottimizzazione da questo punto di vista. I coadiuvanti, i miglioratori, soprattutto gli enzimi, aiutano in questo senso, perché lasciando un prodotto pulito, pulito nel senso che non fa male, consentono anche di avere meno sprechi, di rendere appetibili le farine, ad esempio, integrali, tipo 2, farine di altri cereali che spesso non sono gradite al consumatore per l'aspetto e per il sapore. Grazie alle correzioni enzimatiche si riesce ad avere prodotti più appetibili per il consumatore e soprattutto si evitano appunto quelli che sono gli scarti dell'industria il più possibile, quindi si ottimizza questa produzione di grano, il che è molto importante anche per il futuro dell'agricoltura e quindi dell'essere umano in sé per sé. Detto questo, lo so, il video è stato un po' lungo, ringrazio davvero di cuore chi è arrivato fino alla fine, anzi, se sei arrivato fino alla fine del video, magari fammelo sapere con un commento, sono curioso di vedere quante persone mi hanno ascoltato per così a lungo. Spero che il video sia stato interessante, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento come sempre al prossimo video e vi auguro una splendida giornata. Ciao a tutti!